Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser e benvenuti nel mio canale. Allora, la Daily ci propone Apollyon. Ok, vediamo, bisogna andare da Isaac. Questo è molto interessante, per esempio. Sì. C'era un cuoricino, vero? Sì, ma aspettiamo. Anche lì c'è un cuoricino. Vediamo come vanno le stanze e poi si decide. Una chiave. Ok, sì, ho fatto un po' una cazzata effettivamente. Avrei sperato di meglio. Dovevo usarlo qua, Gigafart lì, come cacchio si chiama. O col boss. O però magari ci dà semplicemente delle bombe. Ci metteremo un po' a farlo, ma non credo che la sopravvivenza del primo piano sia in discussione, quantomeno. Almeno non mi è mai successo di morire contro lui al primo livello. Però c'è sempre una prima volta, eh. In qual caso faremo un try versus delirium di qualcuno. Arriva. Mi ha fatto rischiare più del dovuto, maledetta. Altre cose non ce ne sono, si può scendere. Sperando che sia più magnanima la seconda stanza degli oggetti. Che non è qui. Una buona carta. The High Priestess. Contro il boss, quindi. Una chiave per noi e basta, stanza del sacrificio. Tanto non ho i cuori per farlo. Oh merda, questa è problematica. Aspetta un attimo. Lì c'è una buona... Ma Vision non è male, eh. Però c'è di meglio. Se proprio uno volesse, eh. The Chariot non è male. Contro il boss non è male. Questi non sanguinano, che è perfetto. Ci abbiamo anche Gigafart. Adesso ci penso. Pessimo oggetto. Forse avrei dovuto assorbirlo. Adesso che ci penso. Facciamo? Ah, non possiamo assorbirlo. Cazzarola. Non ci ho pensato. Beh, a sto punto qua ci conviene entrare, per esempio.
Allora, mi sembra che ci sia un cuore qui, giusto? Un mezzo cuore, tanto mi basta per andare in giro. Vediamo che cosa ci dici. Che insoderai? Va bene. Al momento facciamo schifissimo. Facciamo schifissimo. A sto punto prendiamo quello, lo assorbiamo. Facciamo così. Onesto. E Vision lo facciamo al prossimo livello. Sperando sia un piano doppio. No, non è un piano doppio. Però è un piano di merda. Adesso non so come funziona. Cioè, se io mettessi una bomba qua, esplode? Sì, ok. Blind Rage. Senti, ma se io faccio così? Ok, a posto. Ma cuori blu? Proprio no? Due chiavi, eh. Intanto qua. Aspettiamo, vediamo se troviamo la seconda chiave. Ah, quello mi potrebbe dare una chiave, ma no, mi dà una chiave. Il problema qual è? È che non ci arrivo. Invece sì. Perché intanto andiamo a vedere che c'è qua. Magari riollandolo. Posso anche permettermi quel lusso. Ma sai che in fondo, in fondo. Addirittura un danno intero. Che De Cerri altro userò a sto punto. E abbiamo un Covermeet di secondo livello, senza motivo, però qua ci possiamo entrare.
Non credo che sia molto vantaggioso, ma facciamolo. Invece non è detto che non fosse molto vantaggioso. Certo, avere ancora 3,5 di danno non è proprio il top della vita. Merda, merda, merda. Spostati. Andiamo sparando un po' di cacchette molelle. Si riesce. Più difficile del previsto. Senza oggetti in premio, va bene, solo un po' di consumabili alla fine. Servirebbe un po' di danno, che vogliamo fare? No, i soldi non mi interessano, volevo un po' di cuori blu. Not possible. La chiave interessante. Siamo messi bene. Ok, questa non mi è dispiaciuta. Va benissimo lo stesso. Prendiamoci il fido di Chariot. Sarebbe bello se tu esplodessi una certa, no? Ah, soldi ne abbiamo proprio a strafottere. A questo punto non so neanche dove devo andare, perfetto. Qua, di là. Questo è quello per me parisono. Ho visto, eh? Vieni, vieni.
sentirete un sacco la tastiera in questa puntata, credo. E nonostante non sia una meccanica, fa un casino della Madonna. Ci siamo. Allora. Chaos. Ci permette di comprare un altro oggetto. Noi ci buttiamo qua un temperance e facciamo così. No, mi piacerebbe avere qualcosa di interessante però. Tipo il coltello. E un cuore blu, per esempio. Diciamo che col coltello qualche boss viene un po' più facile. Scenderemo. Allora, pensiamoci un attimo. Questo è interessante, questo anche. Ok, questo ce lo possiamo prendere e scendiamo qua. Brutta scelta. Manco troppo brutta scelta, però. No. Ho rischiato. Ah, mi stai di che non lo posso più usare? No, è buono. Cazzo, no, è buono veramente. Volo, un HP. Ok. Se mi dai anche un cuore blu? No. Non volevo. Allora, cosa ci possiamo ancora aspettare? Questo non mi interessa. Che c'è ancora? Non capivo. Pillole no. Moneta sì. Poco male. Questo ci interessa. Merda.
Contact from below, tanta roba. Adesso aspetta, facciamo salto a tutti. Ok, un cuoricello blu, ce lo capiamo. Qui non c'è niente. Qui neanche. Qui probabilmente c'è la stanza segreta. Interessante. Non interessante. Non so come funziona. Questo è Bibbia. No. No. Ok. Qui ci dava 5 bombe, ma francamente un HP per 5 bombe e la possibilità di farle, cioè di spararle più velocemente, più rapidamente una con l'altra. Non mi sembra proprio sto grande oggetto, devo dire la verità. Io ho preso anche un danno abbastanza inutile. Va bene. Se lo metto qua, no? Voi non... non... non so come ho fatto, ma va bene. Se mi siete uccisi da soli? Really? Due bombe sono sempre ben accette. Vediamo se qua per caso no, eh. E quindi mi tocca fare sta stanza, che vabbè, non è troppo complessa, pensavo peggio. Vediamo se qua è la stanza degli oggetti, ma coperca, perfetto. Poi ci ripasso, giuro che ci ripasso. Già, finalmente. Sì, me ne ero accorto. Troppo tardi, ma me ne ero accorto. Oh, tu puoi morire o no? Quello non mi ricordo che buco. Servirebbe un'altra monetina piccola, piccola, piccola. Qua può essere... no. Sì. Non credo in realtà. Infatti. Un sacco di bellissimi. Sì, sì, vabbè, tu stai lì. Ok. Tantissima roba, ok. Porca troia, tocca farle esplodere. Ne è comunque avanzata bene. Tanto boss rush è andato a fare in culo, quindi. Ma sì. Vieni.
Facciamo che quelli che vanno su. Lamp of Call, tanta roba perché sinergizza col coltello, infatti adesso il coltello è arancione molto scuro. E voliamo, quindi non ci creiamo grosse difficoltà con queste stanze. Porca puttana. Magari no, magari sì. O magari no. Sono sicuro che sarebbero. Magari sarebbero fighissime ste. Meglio di Devil, meglio di Devil. Tutta la vita. No. No. Qui chi c'è? Gente. Qui c'è gente. Non vedo Tinted. Ok. No, bello. Potrebbe, ma non so convintissimo, infatti. Cool X. No. Beh, a gratis tanto. Non è che ci fa proprio schifissimo. Possiamo navigare velocemente in questo livello. Rompirla, va bene. Infami. Perché no? Meglio di Devil, credo, che ricevere ancora bombe. Beh, mi tocca farlo. E prendere anche queste monete. E a sto punto farli saltare. Non mi conviene a farle saltare, in realtà. Conviene a giocare con quello e prendere un HP, visto quanti HP ci sono in giro, però vabbè. Dettagli. Last. Ma sei un figlio della merda, caro mio amico Last. Ok.
nella stanza. Wow. Sì, oddio. Cuore. Possiamo, andiamo e si scende. Vediamo se per caso Asha è la nostra portata. Francamente non credo. Questo è il fegato di Grid o qualcosa del genere. Questo in realtà... Eh beh, si infila una merda allora. No. Fegato di Grid, un attimo, fateci pensare. Mi ricordo, impedisce a Grid di spawnare. Mi permette di recuperare HP come se fossi Grid, non mi ricordo. Fa qualcosa. Penso di aver battuto una sola volta in vita mia con questo danno Ash. Certo, c'ho il coltello, eh. Però è veramente basso il danno, eh. Veramente tanto basso. Qui vorrei avere il Chariot. Merda. Ma le evito adesso le mosche? Non le evito. Chiaro. Sì, ho capito, però... Eh? Sembra un po' presto per far st'attacco. Che dici? Decisamente presto. Non c'ho abbastanza danno per ammazzare questi. Vuol dire che ho un danno alto. Cioè che ho una fortuna alta. Mi sta parando un sacco di colpi Masco Pinfami. Veramente tanti. Solo che non ho abbastanza danno. Andata. Piuttosto moriamo con onore. Che schifo. Sono morto qua, sono arrivato 1500esimo. Avete fatto schifo tutti in questa partita. Evidentemente faceva abbastanza cacare. No, ho sbagliato a prendere quell'oggetto per...
delle bombe. Adesso che lo so, col Void eviterò di prenderlo. Perché effettivamente mi ha deturpato tanti utilizzi del Void che avrei voluto. E quindi probabilmente dei bei potenziamenti di danno che non ho ricevuto. Andava assorbita molto più, molte più cose, per esempio War of Babylon. Se avessi potuto assorbirlo senza prendere danni l'avrei fatto. Probabilmente anche la chiave l'avrei probabilmente assorbita. Forse anche la bomba di lancio. Insomma, avrei assorbito un sacco di roba in più. E probabilmente aumenti di danno notevoli. Cioè, un coltello con 10 di danno l'avrei sciolto 10 minuti fa. Quindi cambia tanto, anche perché abbiamo portato sotto al 50% e avevamo 4,3. Se avessimo avuto 10, che è una cosa fattibile assorbendo così tanti oggetti, perché da più uno spesso quando si assorbe un oggetto l'avremmo sciolto. Bastava anche 9 di danno, l'avremmo sciolto, per esempio. Anche perché quei minion li avrei sciottati con 9 di danno. Va bene, bando alle ciance, questo è quanto per questa. I nostri amici non hanno neanche partecipato praticamente. Va bene, ragazzi, questo è quanto e ci si becca alla prossima puntata. Ciao a tutti.